Cistifelle è pulita, ma abbiamo trovato una cisti. Perfettamente tonda. L'epatite C. La domanda non era è epatite, la domanda era visto che non è epatite. Cos'è? Adenoma? Non è abbastanza solida. Emangioma cavernoso? Non è abbastanza vascolarizzato. E se invece non si lavava le mani dopo aver fatto la pupù? Infezione da ameba? Se fosse partita dal fegato per poi entrare nel sangue spiegherebbe tutti i sintomi. Eccetto il cranio fracassato, che è colpa dell'incidente. Le do paramomicina e clorochina. Almeno 10 grammi. Cosa? È 20 volte il dosaggio normale. Esatto, le distruggiamo le retine e le danneggiamo l'udito. Giornata nera per i pazienti dell'ospedale. Ma per il resto si sentirà alla grande. Ho qui i risultati. Per caso mangi topi? No. Porcellini d'India, cercopitechi, umani. Di cosa sta parlando? Ho qualche malattia? Assolutamente niente. Il tuo sangue è perfetto. È ricco di vitamine, minerali e svariati tipi di proteine. Compresa, come onestamente mi aspettavo, un bel po' di albumina bovina, che si assimila mangiando i suddetti animali o le vacche. Tu non sei innamorato di una vacca. Allora mi sono chiesto cosa si nasconde dietro un ragazzo occhialuto che definisce la propria ragazza una vacca, ma non in senso metaforico. Carina. Mia madre. O è una fotografia molto vecchia o è la tua matrigna? Va in giro per casa in bikini o nuda. Io non riesco a togliermela dalla testa. Mio padre è in Europa. Mi metto a guardare la TV, lei arriva, mi fa un massaggio. Sono perennemente eccitato. Allora, è una vacca. È mia madre! Matrigna. La prego, ho bisogno di quella medicina fino al diploma, poi me ne andrò di casa. La prego. Bene, mettiamo a letto il fratellino.